ragazzi, ci siamo? Ci siamo? Qua ci sento. Sì. Sto entrando anche nella vostra dimensione. Allora, come state? Forza, connettetevi. Cliccate tutto, mi piace, campanelli, situazione, di più ne ha più ne metta. Allora, oggi abbiamo un sacco di cose carine di cui parlare. Innanzitutto quello che sarà il futuro della musica dal vivo. Quindi voglio sapere il vostro parere, questo è l'argomento del giorno, su come andremo a parare. E poi vi farò vedere, scusate gli Sputnik qua, cerco di tenere il microfono un po' più vicino, vi farò vedere anche i locali da cui ovviamente sto trasmettendo qua, da cui sto streamando e in cui abbiamo registrato tutti gli album che tanti di voi hanno ascoltato, quindi gli ultimi album dei Necrodev, dei Master Castle, Van Exa, Verde Laura, tanti album degli Atlantis e, che può essere anche una curiosità sia per chi può essere interessato ai nostri corsi di musica, ma anche solo per il fan di curiosare, insomma, casa nostra. Però vi dovete collegare, dai, oggi dobbiamo fare il 200, per cui, visto che è un bello obiettivo, adesso io vi chiedo 2 minuti ancora che devo connettere un po' di social e voi intanto, se vi fa piacere, potete condividere questa diretta. Potete farlo in particolare se vi siete trovati bene le settimane scorse e se non vi siete trovati bene la condividete lo stesso, poi dite che non lo so, che vi hanno hackerato la pagina, insomma condividete che è così, l'importante è partecipare. Allora dai, ascoltiamo ancora un po' di musica e partiamo a brevissimo, eh. Condividete ragazzi come sto facendo io. Abbiamo tante cose. Guarda David Carlese. Dai David, vieni. Ah già, come si fa a fare dei discorsi? Salutiamo David di Chitarra Facile che mi sostiene, dai. Poi dobbiamo finire di parlare delle nostre cose. Io adesso vado qua. Vabbè, qui chiaramente siamo già connessi. Poi segue altro. Dai che sali, che salisco. Che vi state collegando. Ma dobbiamo essere di più, di più. Condividete come sto facendo io. Che sto venendo bannato ovunque. Condividete, fatevi bannare. Intanto ditemi se si sente bene. Io in realtà è mezz'ora che scrivete, ma siccome sto condividendo e facendo varie robe più o meno legali non riesco, certo ragazzi, non riesco ancora a leggervi e vi saluterò tutti. Allora, di quali abbiamo fatti? Adesso, qui dove siamo? Ecco qua. Pronti? Bella questa musichetta. Ho preparato delle cose apposta per voi, cari e care. Ovviamente in base a quanto adesso saliranno gli ascolti potrò farvi sentire o meno. Ok, anche qua ci connettiamo. Poi via. Siamo su Facebook, YouTube, Twitch e probabilmente un altro po' di social. Adesso vi suono dei pezzi, devo ancora prendere confidenza qua con la dimensione. Questo l'abbiamo fatto. Perché non scendo in basso? Ah, perché devo cliccare qua. Pronti, via. Ci siamo ragazzi. Allora. Questo. Ci siamo.
qua. Va bene ragazzi, siamo abbastanza online, mi siete piaciuti? Yeah.
tac 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 tac. Com'è ragazzi, come state? Che si dice di bello? Novità varie? Ah, che si dice? Mezz'ora qua che scrivete. Allora, pronti? Adesso recupero tutto. Allora, partiamo dall'inizio. Allora, Pierfigo, ci sai fare, va bene. Allora, ciao ragazzi, grazie a tutti. Siete sempre molto numerosi e quindi anche ottimisti. Chi vuole può già condividere questa diretta in giro per il monte, o meglio per il mondo. Ciao Massi, ciao Chicco. Bella Mauro, ciao Ale. Bella Giuseppe Tallu, Deviu. Si dice Deviu, no? Non Deviu. Bella Marco d'Aragona, Daniele, Giusi, Betta, Edo, ci siamo tutti, Macete, bella Angelo, spettacolo, come si dice, Creatures, così si dice, no? Ormai stai diventando una star di Hollywood, speriamo di vederti ancora, grande, complimenti davvero. Giusi, bella Pelloni, Tasso, ci siamo, che stavi mandando in onda, stavi facendo un nuovo programma, no? E quindi seguite anche il programma di Tasso, beh, poi vi spiegherà lui. Sto un po' improvvisando ragazzi, perché avevo fatto una scaletta e il cane se l'è mangiata. E, ci siamo, ciao Tiziana, bella David, ci siamo, come stai? Dobbiamo fare un video per far studiare i ragazzi, eh? E, vabbè, in realtà su Chitarra Facile è già pieno di a parte i contenuti gratuiti del canale e poi tutti i contenuti video didattici che sono disponibili nel canale, ce n'è già da studiare per degli anni, però non si sa mai. Bella Marcello Santos, ovvero Flegias, hai visto qua la mia regia, eh? Per adesso non ho ancora schiacciato i tasti sbagliati, perché può succedere qualsiasi cosa. Ci sono un po' delle PC, d'altra parte l'antipop era un delirio. Ciao Silvia. Allora ragazzi, ciao Andrea Benni, bella Limonta, ciao Giovanni Lazzaretti, bella Edo, bella Raffo, bella Steve, ci siamo, adesso poi parliamo anche del video lyric. Bella Mauri, Maurizio Gallo, Dave Good, Yeah Man, ci sappiamo fare. Javier Dario Martinez, ci siamo. Serena Oliver, Ricky Macete, Ivan Repetto, ci siete tutti. Allora ragazzi, Monica, accidenti, sono tra, come faccio? Enrico Sabadin, ci siamo. Bella Henry Panini, Claudio Claretto, Michele Rodogna, Krista Manson, Giulio Belzer, ci siamo tutti. Allora, vi dicevo, l'argomento del giorno, prima che poi continuo a parlare, che poi è peggio, non lo so. Intanto oggi devo fare un miliardo di note, ho studiato dei pezzi, spero non si stacchino le corde perché i giorni scorsi è stato un delirio. Però è il momento. Bella Ricky Macete. L'argomento del giorno è il futuro della musica dal vivo. Allora, prima che poi vi intorto, vi faccio vedere le aule qua della scuola. Piacere mio, David, ci risiamo. Ciao Patrizia e ciao Roby, bella Limonta, l'ho già detto 10 volte, ciao Giuseppe Serra. Allora, l'argomento di oggi è il futuro della musica dal vivo e Giangus, grazie mille, cosa ne pensate? Cioè, come andremo a parare secondo voi la musica dal vivo? Qual è il futuro della musica dal vivo? Quando ci rivedremo? Ciao Andrea Rocca, eccolo Agueglio, Renato Giaffè, Dani Pascali, allora Alfredo Utigiannelli, GB Gianni Malacchina. Quando ci rivedremo dal vivo? Quando ci rivedremo sotto il palco? Allora ditemi un po', datemi delle date, datemi il vostro parere e cosa ne pensate? Cosa ne pensate di questo modo di proporre musica dal vivo? Vabbè, adesso chiaramente è provvisorio, però io ho visto anche per esempio delle dirette di Steve Vai che sono state molto interessanti, ciao Enzo, e direi anche notevoli, tra l'altro sono dei regali, ciao Carla Giannini, dei regali non indifferenti, ciao Dido, perché comunque, ciao Ketio Gara, perché comunque è un, insomma, per noi che siamo poi anche dei fan, avere dei contenuti così, a parte gratuiti, ma comunque di tante star che ho visto mettersi a streamare così, a fare, a chattare, è sempre una cosa molto piacevole, no? Quindi la voglia c'è per tutti. E va bene, ci siamo. Allora, a questo punto, secondo me il futuro sarà rientrare col botto. Guarda, io i botti ne faccio da ormai più di 40, dal 77 che faccio i botti. No, ci sta, sicuramente Edo, avremo tempo per caricarci a dovere e faremo degli show che sono frutto di un'attesa che li renderà per forza
più gustati. A bomba, sì, ci sai fare. Sicuramente la voglia c'è. Poi dopo questo periodo in cui siamo tutti tappati in casa a fare del tapping, c'è chi parla di drive-in, sì, è vero, anche Lalli mi ha telefonato l'altro giorno su questo discorso, ho letto degli articoli di giornale, c'è anche questa possibilità, mi è scappato anche un sovraccuto. Ciao zio Ozzi, per cui è interessante, voi vi trovereste bene però ad ascoltare un concerto in stile drive-in, come la vedreste questa cosa? Pensateci un po' intanto che vi suono un pezzo, e io vi dico già la mia, che è ovvio che stiamo parlando tutti di compromessi, però voglio dire, il compromesso è sempre meglio che non fare un accidente, per cui secondo me qualunque iniziativa anche di compromesso è sicuramente ben accetta. È stato tutto 2021, si può iniziare a parlare di live sui palchi, soprattutto per l'organizzazione del pubblico e cose varie. Non so se la cosa del drive-in per i live è fattibile. Bravo, è vero Michele Rodogna, perché comunque non è semplice dalla macchina, insomma, stare a guardare, a sentire. Sicuramente il cinema è più facile, però, lo ripeto, l'alternativa è starsene a casa, a guardare Pierangelo che fa le scale minori. Allora, dai, Giovanni è contento, vuole sentire un pezzo, per cui ve lo facciamo sentire. Allora, andiamo in ordine. Oggi è anche il giorno delle... Ecco Ada che ha condiviso il video. Vedi, così che si fa. Bisogna condividere ovunque. E oggi è il giorno... E anche di un ritorno agli anni 80, vi faccio vedere, state già vedendo ragazzi quello che passa il convento, però vi faccio sentire dei brani tutti in stile anni 80 e ci sono anche delle cover che faranno contenti grandi piccini, metallari e non metallari. Ciao Ada, ciao Simona, il drive-in sarà per i grossi nomi, dai facciamo un pezzo. Allora, in questo brano, visto che ci sono tutte le band connesse, questa è una cover dei nostri amici Pink Floyd, che è uscita nel lontano 2011, cioè non l'originale, la nostra versione, che era in un'edizione, in una ristampa, non mi ricordo se era una ristampa o un'edizione giapponese del secondo album dei Master Castle, che comprende le due voci dei Master Castle e dei Necrodeath, ovvero insomma il diavolo e l'acqua santa, quindi c'è questo duetto. Ecco Michele, ciao Michele. E l'importante è quando si fa il duetto fare attenzione, perché se sbuca Geppetto potrebbe piantarci qualcosa nel cassetto. Allora, e adesso magari suoniamo e datemi degli altri pareri. Il drive è anche discriminante per chi non ha la macchina. È vero, è vero. Io già dovrei venire in skate. Scherzo, io sapete che a volte sembra che faccio un po' lo scemo, ma non è che lo faccio, e cerco solo di fare un po' di ironia. Dai, suoniamo un pezzetto. Tac, tac, tac. Basi, condivisioni, Pierfigo. Qua va bene un po' meno di distorsione, ma per questa volta, che non lo sappia nessuno. Sdang. We'll be right back.
Bella lì, siamo di nuovo online. Praticamente, quando va via l'elicottero. Allora, parto dal fondo. Bella Mauro, potrebbe essere buona l'idea del drive-in, ma a Genova, oltre che Piazzale Kennedy, vedi un'altra location fattibile? Io no. Beh, per carità, va anche bene Piazzale Kennedy. Bella Andrea Veruzza, grazie mille. Enzo, prepotente. Beh, questa cover sì, abbastanza, non so se era un pochettino più heavy. Sì, vabbè, se mi becca Gilmour mi dà due scappaccioni. Però l'importante è trarre ispirazione e fare dei virtuosismi. Mi compro un Hammer e mi metto in prima fila. Ci sta, è vero, le Cadillac. C'è sicuramente un Ducato nero. Ci sta, vi garbano le macchinine. Il guaio del drive-in è che se davanti a me c'è un sub io non vedo una mazza. Beh, hai ragione anche te, effettivamente ogni cosa ha i lati positivi e negativi. Universo parallelo, se Pink Floyd avessero avuto Eddie Van Halen alla chitarra. Bella Filippo, grazie dell'ottimismo. E poi andiamo avanti, Enzo, bravo, grazie mille, bella Zio Ozzy, bella Giulio Belzi, volete il drive-in, va bene. Grande Pier, oh ciao Jenny Rossi, ciao. Serena Oliver, c'erano pochi locali prima, è vero, dopo questa bastonata non so quanti ne resteranno vivi, è vero anche questo, c'era poca gente prima e non so finché non ci sarà un vaccino in quanti avranno la voglia di rischiare, poi questo vaccino dovrebbe anche funzionare, fa anche rima, questo per i piccoli club, per i grossi nomi invece streaming finché non c'è vaccino, ma sì, in sostanza è vero Ste. E purtroppo la situazione non era facile prima, di sicuro a mio parere è meglio adesso vedersi per un po' online, sia per chi suona, che così se fa delle figure non gli arrivano dei pugni in faccia, non, perché non si sa mai, di sti tempi il mondo è più incattivito, no, e poi perché sono d'accordo che trovarsi in un locale e mantenere la distanza di sicurezza è un po' una cosa un po' strana. Alex Giuliani, grande, se i concerti si facessero nel drive-in io sarei fottuto, solo lo scooter. Vai, invece vai a stecca e vai in prima fila. E comunque drive-in per concerti, dove le metti tutte le auto? Beh, una risposta, dove mettere le cose diciamo che c'è sempre. Chi sarebbe? Il diavolo? Il diavolo fa le pentole ma non ci mette il coperchio, quindi sicuramente io un po' di diavoleria ce l'avevo in testa. Dai, ciao Pier, condiviso, bella Alfred, così si fa. Avete condiviso questa diretta? Andiamo avanti e non faccio le battute. Allora, l'altro argomento del giorno era che il Dario Zimei, gentilmente, mi aveva anche suggerito di fare una carrellata così dei musicisti che mi hanno un po' più ispirato. E allora si è acceso tutto un ginepraio che adesso vi mostrerò con calma. E prima però, visto che trasmettiamo da Music Art, vorrei, per tutti i curiosi, siccome adesso poi c'è il momento più oscuro e più estremo in quanto vi suono una hit dei Necrodef, vorrei farvi dare un'occhiata un po' alla location dove noi qua a volte diciamo che campiamo per delle giornate lunghissime, infinite, e quindi prima che io mi trasformi in un computer voglio che tutti sappiano cosa c'era una volta qua. E allora io adesso praticamente vado in un'altra dimensione col signor Spock, nel senso che a casa funzionava che la webcam diventa wireless e io divento come la puntata quella di Oggy e gli Scarafaggi dove c'è l'uomo farina, quello era un trip. Vi faccio vedere dove noi viviamo, dove registriamo gli album, dove vengono fuori tutte le produzioni Mastercast, il Necrodet e bla 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 bla. Allora vediamo, se non mi vedete più l'appuntamento è il 5 maggio dal Focacciaio, o il 4 maggio, vediamo un po' se funziona. Allora io dovrei prima spegnere questo, tac. Andiamo, ecco. No, ci siamo. C'è il segnale. Via. Prima che sparisca il segnale. Allora, cominciamo dall'incomincio. Adesso va lento, ecco già il mal di Mario per primo. Allora, questa è la segreteria. Qua è l'ingresso, che in questo momento è chiuso, zero. Qua si entra e si fanno dei discorsi. Buongiorno, mi iscrivo. Sono già il più bravo del mondo, suono da 250 anni e così via.
Qua c'è un po' di merchandising delle nostre band, progetti, la mappa se ci si perde, un po' di vinili, magari la prossima volta ve li faccio vedere, che la maggior parte sono necrografe delle nostre band, un po' di articoli di giornale che riassumono la baldoria degli ultimi 10 anni, relativi sia alle band, sia alla scuola, ai nostri metodi, programmi di insegnamento e quant'altro. Bravissimi, bravissimi. Praticamente tutto ciò nel settembre 2011 siamo partiti e non ci hanno ancora battuti. Ok, questo è un trip. Questo appena si torna a suonare dal vivo la tiriamo fuori. Bella storia. Ok, davanti a me c'è la toilette, perché comunque, come diceva il grandissimo Bud Spencer, quando scappa scappa. In mi sembra bellissimo, due superpiedi quasi piatti, quando sono nel, che poi in realtà è un ascensore. Vabbè. Allora, aula di canto e anche pianoforte. Passo di qua, mi vedo, sì, bravissimo, pianino, impiantino, così si può cantare a squarciagola. Lo specchio di Bruno, che salutiamo, che non è più tra noi, ma ogni volta che ci specchiamo noi lo pensiamo. Andiamo in aula di batteria. Permesso? Allora, questa è l'aula di batteria, principalmente anche di basso, ed è anche la sala ripresa dello studio. Quindi qua hanno visto la vita. Ah, ecco il sitar di Emilio, vedete che non glielo abbiamo rotto per adesso. Allora, questa è una bomba. Questo è il Neumann quello valvolare. 4K di microfono che ha visto... Ma ci abbiamo registrato tutti gli album dei Necrodef registrati qua, che sono 4-5 almeno, perché anche quando poi mixavamo, c'è stato un periodo che mixavamo invece a Roma dal grandissimo Beppe Orlando, però alcune le voci e chitarre le registravamo qua, anche tutti gli album dei Mastercast, l'album dei Vanexa, Verde Laura, tutto quanto, Atlantis. E questa invece è la cassa che ho utilizzato per registrare le chitarre di un po' tutti gli album, giusto ad eccezione dell'ultimo anno, dove ormai siamo tutti schiavi più del digitale, però i suoni li ho comunque campionati da qua e poi passati sul camper. Praticamente la testata si mette in regia, che adesso vi faccio vedere, e qua esce un volume tutto chiuso, serrato, e esce un volume indecente, pari alla velocità smodata di balle spaziali. Va bene, proseguiamo. Regia, che poi anche chiaramente l'aula principale di chitarra. Allora, da dove cominciamo? Da qua. Qua un po' di macchinari per la felicità dei vicini e del nostro udito, che sono gli amplificatori che ho usato per un sacco di anni, un po' con tutte le mie band. E queste sono le testate che poi tiriamo a cannone, il suono esce di là e viene microfonato. Un po' di chitarrine e la vera e propria control room. Anche un po' di aggeggi analogici molto belli, tipo questo che è un sommatore per fare i mixaggi analogici. Noi usciamo in 16 tracce separate di qua. Andiamo dentro il Manley, che è una bomba. E questa è anche una bomba. Questo è il GrooveTube Vipre, GrooveTubes, vabbè, sapete che è la mia pronuncia. E con questo, per esempio, Michael Wagner ci ha registrato voci, bassi, gran casse di Skid Row, Extreme, Ozzy Osbourne, cioè non qua, nel senso che ce l'ha anche lui e io grazie a lui l'ho conosciuto e alla fine sono riuscito ad acquistarlo. Va bene, vi sto a raccontare. Va bene, andiamo avanti. Ah, volevo dirvi che tutta questa roba che vedete
praticamente è stata acquistata via eBay, no? Perché non è che voglio fare l'azionista di eBay, però qua bisogna anche stare attenti quando si raccontano le cose. Per cui qua di giorno in giorno abbiamo tolto il medico di Toro. Questo è dove ci troviamo adesso. Così è cominciato. Poi il sottoscritto, ci sono anche dei video che non ve li faccio vedere. Questa per esempio è quella porta che vedete lì. Questa è la stanza dove siamo adesso. Questa è questa parete qua. Tac. Vabbè, eccetera, eccetera. Questa è quella parete lì che ho fatto con i gasbeton. Ah, lì c'è un altro po' di riassunto degli ultimi 20 anni di situazione. Tac. Panoramica. Va bene, tutto questo è molto commovente. Adesso in realtà è perché mi devo ricordare come ricollegare la questione in avanti. Bello, dai, questa roba di canto, segreteria. Ci sta, ci sta. Beh, un trip abbastanza. Guarda come ho messo. Vabbè, dall'altra parte. Allora, vediamo un po'. Tac. Siamo online? Ah, siamo online. Ha funzionato. Che culo, si può dire. Che reportage. Beh, sì, insomma, è un po' fai da te, ma adesso vanno di moda queste situazioni molto... Ecco Dario Zimei. Non si collegava. E vabbè, dai, poi magari te la vedi poi in differita, come si dice. Allora, bella Enzo, c'era... Ti chiamava Simmo Tauzi, faccio anche un po' di public relation. Bella Bru, scusate il ritardo, ti garbano i party, Un bel po' di strumentazione, ma sì, dicevo, no, il discorso eBay, io volevo dire che qua non c'è stato nessun investimento, cioè si è partiti da capo con le lampadine attaccate con lo scotch e a forza di scocciare tutto, bene o male, le cose tengono, non sono venute giù. Grazie Jenny, bella Steve, devi rifare tutti i bassi. Sì, sì, ce lo siamo detti. L'importante è fare un bel suono a cannone e che venga un bel lavoro. Bello vedere l'origine dei vostri lavori. Patrizia, sì, è vero, è vero. Non c'è di Stefania. Ciao Pier. Ciao, ciao ragazzi. Che ti ogara. Bella Steve. È la toilette. Quando, insomma... Anzi, poi alle 19 finite un po' di notte, magari. Allora, bella Dido. Ci vediamo presto, certo, volentieri. Ciao Michele. Allora... Bella Cri, ci siamo. Ricky Macetta, saluta anche a peso se non è collegato. Secondo me lui ci vede dall'alto, vede tutto. E quindi no, l'argomento del giorno è così fatto che noi speriamo inventeranno il pogo a distanza. Ah beh, può essere, prima o poi, se continuiamo così. Con il drive-in, sì, non devi cercare parcheggio fuori. È vero, è vero. La cosa sube un po' in alto, che non monta e poi basta una limitazione di altezza. No, comunque ci siamo, la verità è che c'è voglia di uscire e qua effettivamente... Oh, ecco Fra, già che mi stavi scrivendo, ma dai, grazie dei complimenti, io ho fatto un po', ho buttato un po' di note, non sono grati, davvero maturo e emozionante, dai, ti ringrazio, comunque ne abbiamo fatte di note anche noi quando venivamo su in studio a San Pietro. Allora, Ste, anche sotto il tendone non sarebbe male, ma sì, ma diciamo che, ragazzi, il discorso, io volevo stimolare un po' la vostra... inventive, le vostre idee, anche per lanciare un po' un messaggio positivo, cioè piccole possibilità, dai, ce ne sono per fare qualcosina che non sia solo la diretta come sto facendo io e che siano delle cose anche più possibile grosse, eccetera eccetera. Quindi l'augurio è questo, chiunque ha delle idee cerchi di smuovere un po' le acque. E io non lo so, quello che posso fare adesso è farvi sentire un brano un po' più oscuro. Per l'occasione accordiamo lo strumento. Allora, scusate, sì, non è molto educato accordare così alla bersagliera, solo che tutti i tastini non posso mutare. Allora, dai, adesso c'è il contest per i celoduristi della chitarra, appuntamento sabato 2 maggio su YouTube Metal Merlin. Ci siamo, ragazzi, e tra l'altro su quel canale YouTube potete andarci già adesso a vedere i video che sono già
usciti ed è molto interessante, ci si fa della cultura. Tra l'altro vi dicevo, poi i vinili ve li faccio anche vedere. E comunque ho sbagliato, perché non è, è un altro il film di Bud Spencer, quello lì che poi vanno nell'ascensore, che poi vanno nella barca. E vabbè, allora dai, il contest, inventiamo un contest a caso. Chi indovina il titolo di questo brano, è semplice, dai, perché siete comunque tutti un po' dei fan, vince una birretta. Voi direte, sì, dicono tutti così. No, invece, innanzitutto deve essere scritto nella chat. Il primo che scrive il titolo in chat vince. Ecco Stefano Mura. Ah, vedi che stiamo suonando la tua chitarrina. E il primo che scrive in chat il titolo vince una birra. Tanto ci vediamo ai concerti. Birra piccola. Dai, dai, media, dai, per questa volta. Ecco Ranfa, alla bersagliera senza accordare. Lo so, ma infatti io ho fatto finta, così se poi escono delle note strane posso dire che mi sono accordato, ma... Dai, pronti via. Siete cascati, eh?
Yeah! Riaccendiamo. Pronti via? Allora, io che parlo, attenzione che ogni tanto saltano fuori le prove che faccio in pigiama. Allora, vediamo un po' chi ha vinto. Dunque, allora, Pierfigo. Show your death. Bella, Bru. Ah, però, bisogna vedere. Allora, il disco ho indovinato subito, però mi veniva Thanatoid. Vabbè, dai, Fuocherello, Dario Zimei. Bastava l'intro, anche prima che iniziasse a suonare. Chose Your Death, giusto. Beh, ma si sapeva, Chose Your Death. Patrizia è in testa. Ha vinto Andrea Pietracci. Vabbè, allora Dario mi ha aiutato a fare anche da giudice. Vediamo un po', poi altre cose. Mountains of Madness. Vabbè, dai, va bene. Comunque ci siete andati vicino. Ora, se mi dicevate Smoke on the Water, spacca Pier. Ma qualcosa spacco sempre, lo sai. Ciao Pier, un saluto dalla zona rossa lombarda. Un saluto a te, Alessandro. Un saluto a tutti i lombardi e soprattutto con Necrodef abbiamo suonato una marea di volte in Lombardia, quindi è sottinteso che l'augurio è di rivederci al più presto anche dalle tue parti. Bella Andreli Joy. Allora, quindi dunque un attimo, allora ha vinto Andrea Pietracci, ci siamo. Chose Your Death, effettivamente sì, qua c'è Lee Joy. Pierfigo. Vinto, Nati con la camicia. Ah, è vero, Nati con la camicia, quello lì. Bella Fabri, come stai? Allora, chi ha vinto? Cara Giusy, chi ha vinto? No, mi sembra che ha vinto allora, tutte le volte Andrea Pietracci ha vinto. Però bisogna dare. Ecco Corrado Barchi, ciao caro Andrea Verazza, così non vediamo la chitarra. Aspetta, ma forse... Beh, non so cosa ho mandato in onda. Che ore erano? Le 6.38. Accidenti, è tardi. Devo ancora far sentire dei brani. Allora. Quindi... allora, andiamo avanti. Dietro tutti qua. Allora, Giusy ha vinto Andrea Pietracci. Per cui... Cosa si può dire? Ah, adesso recuperiamo la scaletta. Vorrei dire, caro Dario Zimei, allora mi hai dato l'idea sul discorso dei chitarristi preferiti. E allora, che cosa succede? Che a questo punto vi devo fare sentire un pezzo e io lo so cosa pensate, perché lo so cosa pensate, ragazzi. Adesso questo comincia e adesso tira fuori Gio Satriani e comincia e Gio Satriani di qui e Gio Satriani di là. E piti ping e piti pan e bla 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 bla, ma vi faccio sentire solo un pezzo solo di 3 minuti, poi non vi dovete preoccupare, perché come apre il focacciaio, cioè non mi vedete più per un po' di tempo. Ciao Elena Pacella, ciao Andrea Benni. Allora, ragazzi, no, effettivamente il Joe è stata una delle mie principali influenze. Voi direte, bravo, suoni Necrodef, ma poi vi faccio sentire l'altra influenza che mi è già scappata nelle prove in pigiama. Però tutto l'aspetto in effetti più melodico è nato un po' da lui. Mi piace il suo modo in cui andava a miscelare in effetti il rock, a volte un pochettino anche di metal, ultimamente viaggia anche un po' sulle 7 corde, eccetera eccetera, con in realtà molte cose blues. Esatto, parte Satriani, d'altra parte, ecco, giusto, vedi, sostenetemi, vedi, le donne mi sostengono, vedi, Pierfigo, Smoke on the Water comunque ci sta, quando la suona Blackmore, cioè ci sa fare, inutile. Allora, vi faccio sentire questo pezzo e non so, ditemi voi, cosa facciamo? Non so neanche io. Ragazzi, cosa facciamo? Facciamo quello che ci riesce meglio. Improvvisiamo, d'accordo? Allora, dai, improvvisiamo. Non va. Bello, allora c'è da dire che io ho buttato una marea di soldi nelle chitarre, nel senso che volevo dire solo ancora sta cosa, poi ci mollo, perché volevo la chitarra colorata rossa, la chitarra colorata gialla. Questa invece mi è andata abbastanza di culo, perché comunque comprando tutti i pezzi su eBay, poi volevo la paletta reversa, allora ho comprato il manico mancino, questo è un frassino leggero, per cui è una chitarra molto leggera e in effetti ci tiro fuori dei suoni sia molto heavy col pick up al ponte, questo per i celoduristi della chitarra, però
ad esempio col pick up, questo che poi è il pick up, quello centrale, va della Strato del 79. Una volta ve la faccio vedere. Ad esempio il Pink Floyd ve l'ho suonato con questa posizione, eppure con lo stesso suono, o almeno da qua lo sento, poi non so nella diretta, nella vostra dimensione. Oppure anche in questa posizione qua, sgrubbando un Bella ragazzi, senti, quanto ti piace suonare? Ma sti giorni ci ho sballato, cioè è stato un delirio perché volevo preparare dei pezzi nuovi e in realtà ultimamente sto suonando un po' meno perché sono dietro a scrivere 250 miliardi di brani da piazzare nei miei siti di tutorial. E Yenny Wow, grazie, sei un demonio, ma un pochettino, dai, però non metto il coperchio, vabbè, volevo fare qualche battuta. E quindi cosa volevo dire? Sei bravissimo, grazie. No, vabbè, in realtà poi diciamo che
l'ho suonato un po' anche a modo mio, perché comunque ci sono delle... Intanto c'ho la macchina del caffè a modo mio, per cui si suona a modo mio. No, e poi ci sono delle cose, che figo, oh, finalmente lo scrivono così, adesso posso dirlo, Pierfigo, che figo, soliti commenti. No, e ci sono delle parti che effettivamente sono proprio sue, come ognuno quando si scrive i brani, ognuno quando si fa il caffè se lo fa a modo suo, e la musica è la stessa cosa. Ti ascoltano dal Brasile e dal Messico. Ah sì, prima avevano scritto, saludos desde Acapulco, Messico. Oddio, io non so parlare, come si parla in spagnolo? No, che se schiaccio i tasti si spacca tutto. Thanks so much, Esdras Lial Ojeda. Gracias. Scrivetemi come si dice, vi abbraccio tutti nella chat. Dai, che se no questo adesso mi manda, ecco. È un grande chitarrista e compositore. No, grazie, grazie Andrea Veruzza. Thanks so much to all fans from Brazil, Mexico, all South America. And thanks so much for enjoying my Pierfigo, giusto, hai ragione, giusto. Avrei dovuto vedere Satriani a maggio a Lecce, il Joe ci sapeva fare. Avevo già comprato il biglietto ma è saltato tutto. Eh sì, una bella discesa. Attenzione Mauro, perché questa... Adesso vediamo, eh. No, è vero, e il Joe io la meno sempre di guardare su YouTube i live. Sarà che io poi è stato uno dei miei primi concerti negli anni 90 quando ha suonato coi Deep Purple, perché ci sta proprio bene nei pezzi loro. E poi c'ha un tiro in quel genere lì che funziona, perché alla fine lui è chitarrista rock blues, brava, discorsi, andiamo avanti. Allora, andiamo avanti, perché non è finita qua. Allora, cari metallari del metal estremo, se volete sentire Very Cool, Sere lì, grazie, thank you so much. Bella Lee Joy, Stick Cuts, deve essere un tipo di Wurst, molto interessante. E bella Pelloni, giusto, c'erano anche altre cose qua. Joe Summer Song, bella Mora, adesso poi ve li suono, cioè non dovete esagerare, poi non vorrei che i metallari gli garbano poco. Allora, caro Steve, intanto che vedo che chattavate con Daniele Pascali, volevo ricordarti, cioè non è che lo ricordo a te, perché tu penso che lo sappia, vabbè che avendo suonato tanti anni con me, sai, chi frequenta lo zoppo, però volevo ricordare a Steve che ha pubblicato di recente il nuovo disco Atlantis, e trovate su YouTube digitando Atlantis, si scrive col TH, no, bisogna specificare tutto, come io che compro le chitarre su eBay, e Atlantis 2020 vuoi fare il figo e poi faccio delle figure. No, è uscito adesso con una copertina molto alla Matrix, e c'è un video lyric dove potete ascoltare così il primo singolo che è stato recuperato. E io intanto, siccome volevo fare un sacco di note, il tempo stringe, le faccio velocissime, e volevo farvi sentire un brano che in origine era un brano di musica classica, che l'avevo studiato da Giancarlo Alita, forse si è collegato. Era una storia, ma una storia tipo questa di Bach, no? Vabbè, come potete notare sono un po' fuori forma con la classica, però poi l'ho tirato dentro in un album come brano strumentale dei Master Castle, ed è uno dei brani strumentali a cui sono un po' più affezionato, intanto perché sono riuscito a metterci tutte le note che ci stavano, anche tutte le suddivisioni, no? Quartine, terzine, c'è veramente di tutto. E poi è un po' un remake di tutto il mio aspetto neoclassico, e adesso, cioè, lo suonerò, se no io non so cosa dire. Dunque, l'importante è partecipare. Allora, qua ci sono, dunque la base sarebbe questa qua, e come diceva Zanna, cosa devo dire adesso io qua sul palco con i Necrodet? Vabbè, poi non andiamo avanti, salutiamo Zanna, e vabbè, dai, che ci sono tante note da fare in 3 minuti. We'll be right back.
Bella ragazzi, come state? Ci siete ancora? Allora andiamo in chat. Bella Giusetallu. Un abbraccio para to, un abbraccio para todos to Brazil and all South America. Muchas gracias. Allora, poi andiamo in fondo. Allora, grande, grazie, grande tu per l'ottimismo, grazie Andrea Rocca. Bella macchetta, la classe non è acqua, ragazzi, è tardi, devo farvi il pezzo estremo. Bella Pia, potresti farci la prossima volta qualcosa di Verde Laura? E come se ve lo faccio? C'è ancora da farvi sentire Verde Laura e Atlantis. Adesso piano piano. Grazie mille a te, Yenny. Allora, ragazzi, è il momento dei saluti e vi salutiamo con un pezzo Violent. Ecco, Massimo Dri, che lo vedo abbastanza sul pezzo. Adesso gli facciamo sentire un brano che gli garba. Bella Gianlu, grazie a tutti i Necrodef, a tutti i Master Castle, a tutti voi, tutti i miei allievi, ci sapete fare. 0202 2020, allora l'ho detto giusto Dani, no? Quindi chi fosse interessato al nuovo Atlantis si rivolge a Daniele Pascali, e tra l'altro Daniele Pascali distribuisce anche il nuovo, l'ultimo album dei Necrodef, Neraka e tante altre cose che trovate nei migliori negozi. Voglio di vederti di persona, ma sì, speriamo tutti di vederci di persona. Grande richiesta Black Magic, Portugues, grande abbraccio. Dai, beh, più o meno avranno capito, no? Se no poi sembra che... Allora, thanks for all to everyone. Ragazzi, ci vediamo presto, ci vediamo sabato prossimo. Poi vi imbarco con il tema del giorno di nuovo. E mi raccomando, niente, fate i bravi e... niente, ci si becca presto e cosa vi devo dire? Ci aggiorniamo su tutti i social, spero di non aver dimenticato qualcuno perché poi un po' mi esalto, poi devo suonare le note un male, cioè io faccio finta di niente, ma uno sbattimento alle mani. Dai ragazzi, ci vediamo presto, fate i bravi e virtuosismi per tutti. Vediamo se dovevo ancora dire qualcosa. Allora, mi sembra che vi ho intortato su tutte le cose. Va bene, dai, pronti via. Ok. In bolla. Camelot. Capperi, un modellino.
Parli. Devo arrivare qui un momento. No, no, sei contromano. Scusa, cosa sono? Sono 11 e mezza. A mezzogiorno vado a piantare il culo. Oh, dove vai? Ma come dove vai? Ma che è l'ora? Ti ho detto sono le 11 e mezza. Ma detto a mezzogiorno vattene a piantare il culo. E allora che te goli, manca ancora mezz'ora.